La leggenda narra che c'è chi suona Ibiza e paga per suonare. Possibile? Ne parliamo dopo la sigla. È giusto pagare per suonare? È giusto suonare gratis? La risposta è sì. Non sto scherzando. Dipende ovviamente se ne vale la pena. Cerchiamo di stabilire un metodo vero, quasi scientifico, per definire quando ne vale la pena oppure no. E lasciamo stare i discorsi un po' della serie ma non è giusto verso i confronti degli altri, a certi compromessi non si dovrebbe mai scendere. Fa parte della legge di mercato, ne abbiamo già parlato. Ma soprattutto ci sono altri criteri, oltre al prezzo, per stabilire se ne vale la pena o meno di fare una determinata serata a determinate condizioni. Prendo spunto dal blog di Aristake, che è un musicista di Los Angeles, che è un blog molto seguito dai musicisti indipendenti perché si occupa di come vivere come musicista indipendente, come promuoversi, come muoversi sul mercato. E parla anche di questo. Ci sono tre elementi da tenere in considerazione: il prezzo, la visibilità e la soddisfazione personale. Questi tre elementi sono molto importanti anche per noi DJ ed è bene cercare di miscelarli in modo da ottenere un risultato che sia soddisfacente. Se diamo un punteggio ad ognuno di essi da 1 a 5, dobbiamo raggiungere nel complesso almeno la cifra di 10. Che significa questo? Ci sono situazioni dove ti fa veramente piacere esserci, la musica è quella che vorresti, e allora puoi anche rinunciare ad essere pagato, però deve essere anche qualcos'altro oltre alla soddisfazione di suonare un bel, cioè può essere un investimento se c'è una visibilità reale e utile per te stesso. Se suoni di fronte a 1000 persone brani tuoi, ci può essere qualcuno che scopre questi brani, ti scopre come artista e ti segue successivamente. Allora può valer la pena anche non essere pagato per quella situazione. Se devi andare a suonare magari in un evento super patinato dove non ti vede nessuno perché sei dietro al cornicione, allora forse lì la visibilità non c'è neanche. Non ti serve a niente essere in un bel contesto. Ho fatto solo un esempio a caso. Se il pagare per suonare è un investimento reale, ne può valere la pena. Certo, se ti chiedono 1000 euro per farti suonare al bar da Pinuccio, con tutto rispetto, forse non è un grande investimento. Ma se ti chiedono 1000 euro per suonare in un contesto europeo ad alti livelli, forse ci si può anche pensare. E allora così, ho fatto esempi, se vogliamo, estremi, ma così possiamo calibrare sempre il nostro prezzo, che può talvolta partire anche da zero. Perché è evidente, se ti chiama David Guetta fare l'apertura ai 10 minuti a casa sua, puoi anche non chiedergli 500 euro più le spese. E così può essere per il tuo idolo veramente con cui riesci ad avere un aggancio, riesci ad avere 10 minuti di guarda, ti faccio sentire quello che faccio. Certe volte qualcuno si approfitta di questo. Ci sono dei locali che dicono la prima serata è gratis e poi dopo vediamo. E magari vanno avanti tutta la stagione a fare DJ gratis. Va bene, ma ti ha fregato una volta. Pace. Hai fatto un'esperienza, non è un crimine. È un crimine invece andare a suonare gratis tutte le volte al posto di alcuni DJ che invece dovrebbero essere pagati. Quello sì. La soddisfazione ha un aspetto molto importante perché fa un lavoro artistico, creativo. E allora certe volte può anche venir meno l'aspetto strettamente economico. Deve essere però una soddisfazione reale, perché se ti fanno fare l'apertura quando il locale deve ancora aprire, lo puoi fare a 18 anni, ok? A 30 o 40 forse ne puoi fare a meno, ecco. Però magari può essere soddisfatto lo stesso. Se invece vai a fare una festa e sei solo te a fare la serata, chiedere qualcosa può essere utile. Soprattutto poi se te vai a gratis o quasi e l'agenzia ti prende comunque 500 euro e se li mette in tasca, allora lì sei tu il fesso e non loro, certamente. Il discorso è ovviamente complesso e mi piacerebbe sapere anche la tua opinione. Quello che dobbiamo fare ogni volta è tenere ben presente tutti gli aspetti: le condizioni economiche, la visibilità reale, le eventuali prospettive che potrebbero venire a crearsi. Oppure, se sei a promuovere la tua musica, è evidente che il compromesso è maggiore a cui sarai disposto a scendere. E la soddisfazione, appunto. È un mercato estremamente libero, in cui ci sono persone che cercano di approfittarsi di questo, la concorrenza è serrata,
e ognuno deve organizzarsi al meglio per rimanere professionale e però riuscire a ottenere quello che veramente vuole dal suo lavoro. Segui pure il blog di Aristake, che è molto interessante, dà un sacco di spunti, soprattutto anche lui condivide l'approccio del non essere ipocriti. È inutile dire il mio prezzo è questo, il mio cachet è questo, se non suoni neanche a casa tua. Bene che tu ridimensioni il cachet in base a quella che è l'offerta e la domanda presente sul mercato. Poi sei libero di voler chiedere quello che vuoi e di suonare una volta l'anno, nessuno te lo impedisce. Però non stare a sprecare il tuo tempo a lamentarti di chi lavora, magari a condizioni inferiori alle tue, tra virgolette, quando invece sei tu che sei fuori mercato, perché ti ci sei messo fuori mercato. E magari è soltanto una scusa, quella di chiedere un cachet alto che sai che è improponibile. È un far west, lo sappiamo, e in questo far west è bene tenere i gomiti alti, come dico spesso, per cercare di emergere, senza fare le sgambette a nessuno, perché il rispetto dei colleghi è altrettanto importante come tutti questi altri elementi presi in considerazione. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. E alla prossima.